Buonasera. Buonasera a tutti, benvenuti, grazie. Eh, lascio subito la parola a Umberto Cabini, presidente della Fondazione Adi, che ci eh, dà il benvenuto eh, come museo Adi Design Museum. Buonasera, eh, grazie della vostra presenza e benvenuti al Museo del Design. Adi Design Index è la scelta migliore dei prodotti e servizi del design italiano. La selezione del 2023 completa con la precedente, la rosa delle candidature della ventottesima edizione biennale del Compasso d'Oro, che si terrà nel 2024 nel settantesimo anniversario dell'istituzione del premio, nato nel 1954, come sapete, da un'idea di Gioponti, grazie al sostegno di Rinascente. La precedente edizione era focalizzata su queste poche parole chiave sviluppo, innovazione, sostenibilità e bellezza. L'odierno index, oltre ad esprimere i contenuti appena citati, deve includere un elemento fondamentale, la qualità, che è l'essenza del design. La qualità, a mio parere, deve rappresentare un elemento distintivo che rafforzi e valorizzi il design italiano. Questo permetterà di dare un impulso alla crescita del sistema produttivo preparandoci ad affrontare scenari sempre più complessi nella competizione internazionale e potrà essere la leva strategica per migliorare il nostro export. Design, bellezza e qualità hanno consentito al nostro paese di classificarsi nel primo semestre di quest'anno al quarto posto come migliore esportatore dopo il Giappone. Credo che sia indispensabile diffondere in modo preciso e corretto il concetto che la qualità è il punto di forza per il successo dei prodotti made in Italy. La preselezione di quest'anno, insieme a quella del 2022, porterà con il conferimento dei compassi d'oro dell'anno prossimo ad un nuovo arricchimento, naturalmente, della collezione storica dell'Adi Design Museum, museo che è la vetrina sempre più in evoluzione della qualità e del fare del nostro sistema produttivo. Grazie. Grazie Umberto. Questa è un'edizione, come diceva Umberto, estremamente importante perché ci accompagna ai 70 anni del premio Compasso d'oro. Prima di entrare però nel merito di questa edizione io credo che sia fondamentale ringraziare il rapporto con le istituzioni che con coraggio, con entusiasmo ci sostengono ormai in un percorso lungo eh, e che senza il loro supporto difficilmente avrebbe potuto vedere il, i risultati che abbiamo ottenuto. Quindi chiedo a Barbara Mazzali, assessore al turismo, marketing territoriale e moda della Regione Lombardia, di poter darci il suo punto di vista. Grazie Barbara. Grazie, grazie Presidente. Ho varcato la, questa porta in tempi non sospetti e ancora anche stasera è una, una grossissima emozione. La nostra è una regione che si identifica proprio per la sua creatività, per i suoi imprenditori straordinariamente innovativi. E questo è un contenitore meraviglioso che ricorda tutti noi come orgogliosamente siamo bravi in Lombardia. Quindi, saper fare lombardo, stile lombardo, che è quello che eh, noi portiamo avanti nel mondo. Quindi, ti ringrazio, ringrazio il presidente della Fondazione Umberto Cabini, ringrazio il presidente Galimberti, che non manca mai di farci e di coinvolgerci in queste grosse e importanti occasioni. La parola chiave sicuramente di questi progetti sono qualità e bellezza. I lombardi sono riconosciuti nel mondo per essere esportatori di qualità e bellezza. Quindi indipendentemente da quale sarà l'esito di questa serata, ognuno di voi avrà il compito di essere ambassador nel mondo di quella che è la creatività, il buon gusto, la qualità nell'approccio di saper fare lombardo. Quindi grazie ancora e per quanto mi riguarda il sostegno non mancherà mai. Grazie Assessore. Non poteva mancare il Comune di Milano che è eh, artefice di questa sede nell'ambito di un piano di sviluppo ha voluto assegnarci il compito di poter sviluppare un museo nazionale del design proprio qua a Milano. Quindi io chiederei a, uh, a Annibale Delia che è il direttore economia urbana moda e design del Comune, di raggiungermi. Chiedo una, un applauso però. Scusa se mi permetto, non per sminuire il tuo ruolo, ma all'assessore Cappello, che non è potuta intervenire oggi perché è diventata mamma. Quindi un applauso all'ottimismo di chi fa figli nel nostro paese. Grazie, grazie Presidente, grazie dell'invito. Aggiungo però anche un elemento tutto personale. Ci siamo visti esattamente un anno fa. In questa stessa evenienza io ero appena entrato in questo ruolo, confesso un po' intimidito e con stesso con grande entusiasmo. Anche all'epoca stavamo preparando l'edizione della Design Week del 2023, anche con il timore di affrontare la prima settimana del design dopo il Covid, con la speranza naturalmente di vederci come dire, traguardare no? questo, questo evento così problematico. Ci siamo riusciti benissimo, è stata una straordinaria edizione. Esattamente come l'anno scorso stiamo preparando l'edizione del 2024, quindi speriamo che ci porti altrettanta fortuna e quindi non mi resta che augurarvi buon lavoro. Bocca al lupo, grazie. Grazie direttore. Entriamo un attimo nel merito di questa edizione che, come dicevo prima, per noi è assolutamente importante. Il progetto riformatore sembra una parola desueta, un modo di, di pensare un progetto d'altri tempi. In realtà è il design italiano come modificazione continua del contemporaneo attraverso la qualità. Superate le speranze del movimento moderno e la disillusione del movimento postmoderno, ci rimane un'attitudine che è quella di fare quotidianamente qualcosa per migliorare. Dicevo prima ai, ai signori giornalisti che hanno fatto l'anteprima uh, della mostra che diventa quasi più importante il percorso dell'obiettivo, un percorso che si va a rinnovare quotidianamente ogni giorno. Le ultime edizioni del, del Compasso d'oro hanno avuto appunto uh, una, un brutto uh, palcoscenico, un brutto scenario, uh, c'era la pandemia, c'era la guerra. Ancora oggi ci sarà la pandemia e c'è la guerra, quindi non possiamo non tener conto di questo scenario, ma abbiamo il dovere di prefigurare delle possibili opzioni di futuro, se no ci abbandoneremmo al nichilismo. Un progetto riformista è esattamente questo, immaginare un mondo migliore e metterlo in atto quotidianamente col proprio, col proprio lavoro. In questo scenario abbiamo scelto la qualità. Come driver importante del progetto riformatore, non tanto come qualità del materiale o qualità uh, della produzione, ma come qualità come sistema, qualità come processo che permea tutto il sistema produttivo italiano, Made in Italy, e che fa la differenza sostanziale nella competizione internazionale. Molti confondono l'idea di qualità con lusso. Noi italiani. Certamente ragioniamo con prodotti alti di gamma, ma che non sono lussuosi. Sono prodotti ovviamente destinati ad una competizione internazionale a pannaggio magari di un pubblico selezionato, ma non per questo lussuosi. Sono prodotti che rappresentano un ciclo intero di qualità. Qualità anche un oggetto da pochi euro che però fa la differenza nel suo quotidiano. Progettare, dicevo, è l'unica cosa che ci rimane per immaginare un migliore futuro. È un'operazione un intima, io sono un progettista, continuo a immaginare eh, di essere ottimista eh, 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 e ogni giorno cerco di mettere qualcosa. È però straordinario vedere come questa selezione non mi veda da solo, ma un sistema intero è ottimista, un sistema intero progetta continuamente. La proprio, il proprio futuro e questo è straordinario e noi abbiamo il dovere di sottolineare questo passaggio e di raccontarlo al mondo intero. Uh, scienza e tecnologia sono sempre di più dei fattori discriminanti all'interno del nostro scenario, ma scienza e tecnologia hanno bisogno di domande nuove domande intelligenti, io dico sempre che la qualità della risposta è in funzione della qualità della domanda, se tu fai una domanda stupida mediamente riceverai una risposta altrettanto stupida. Dovere della disciplina è quella di porsi delle domande intelligenti non necessariamente di dare delle risposte esaustive, ma di predisporre uno scenario affinché le risposte arrivino. Questo museo è esattamente questo, un museo di ricerca che vuole porre delle questioni, porre delle domande. Non è un museo celebrativo, non ci interessa far vedere quanto è bello un oggetto. Abbiamo oggetti da 2 milioni di euro a 0,99 euro. L'importante è far capire il perché meritano di essere in questo luogo e come hanno rappresentato un cambio culturale, economico, politico, sociale all'interno delle, delle nostre vite. Se però la qualità, come stiamo dicendo, è un fattore distintivo, necessita di una definizione, di un recinto. Non può essere tutto qualità o il suo contrario. Lo sforzo che stiamo facendo è quello di individuare dei criteri il più oggettivo possibili che permettano ai comitati scientifici che ci aiutano, così come al grande consumo o alle istituzioni, di capire che cosa è buon design, da che cosa è genericamente design, design è una parola inflazionatissima. Uh, tutti fanno design nel senso anglosassone del termine, chiunque progetta la propria vita fa del design in fondo. Fare industrial design all'interno di una società capitalistica come la nostra per un futuro migliore ha delle responsabilità diverse. Quindi l'ADI Design Index fa della qualità la propria cifra distintiva, ma ne identifica anche i criteri. Criteri che abbiamo presentato recentemente al Ministro del Made in Italy nella speranza che questi criteri diventino elementi discriminanti all'interno delle gare d'appalto. Se il design è qualità ed è elemento distintivo deve essere premiato all'interno di queste gare. Ovviamente è necessario avere un sistema che misuri questa qualità. Noi ci stiamo lavorando e il sistema produttivo intero ci sta in una qualche maniera seguendo. La qualità quindi come modificazione continua, dicevo prima non la qualità presa a singoli pezzettini, la qualità di processo, la qualità di quelli che sono anche gli obiettivi. Gli obiettivi etici di una società. Se non riusciamo a darci degli obiettivi, la nostra disciplina si trasforma in un'operazione di bieco-marketing. Noi non vogliamo essere marketing. Marketing è un'operazione che produce eh, posizionamento a valle di un bisogno. Noi cerchiamo nel nostro piccolo di generare valore e ricchezza a monte e quindi la qualità raccontata in questa selezione che vedrete credo che vi, dia uno, vi darà uno spaccato importante di quello che secondo noi è il design made in Italy nel mondo. Grazie, grazie dell'attenzione. Io chiederei al vicepresidente di Adi, Antonella Andriani, di aiutarmi, aiutarci ad accompagnare adesso nelle fasi più... Diciamo tecniche del, uh, del racconto del, 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 dell'index. Allora, buonasera, buonasera a tutti, buonasera anche a chi ci sta seguendo uh, online, siamo tantissimi stasera, uh, mi spiace per chi non, uh, non riesce a, a sederci, cercherò di essere breve. A me è il ruolo di dare i numeri. Devi Quindi parlare a microfono, però. Sì, sì, sì. Quindi letteralmente dare i numeri, eh, numeri che ci riguardano tutti, nel senso che si è parlato ampiamente di, di qualità, risottolineo questo aspetto che stiamo cercando di portare avanti, quindi i numeri che vedete avranno ancora più significato se riusciremo nell'impresa di far riconoscere la qualità nei bandi, nei bandi pubblici. Come vedete l'abitare che per tradizione eh, è stata la categoria tematica sempre più numerosa in realtà vedete, rappresenta un quinto del, dell'intero totale. Grande uh, spazio è stato dato al, uh, al design per il lavoro, e ho, ho la capsulite quindi non riesco, faccio fatica a gestire. Per cui grande eh, interesse per il, per il lavoro e un aspetto che voglio sottolineare quest'anno, una delle novità che ci sono delle sottolineature per le categorie tematiche, quindi troverete dei banner che vi guidano e vi orientano rispetto alla, eh, a, a capire in quale commissione tematica vi, vi trovate. Uh, un aspetto che può essere di, di confusione è che ci sono del, dei prodotti che sono presenti in, in più cat categorie, non so le, le ceramiche. Allora, in questo caso è bene chiarire che di fatto ci sono diverse tipologie di, di prodotto che magari sono state selezionate per uno specifico aspetto. Quindi magari era più importante il materiale e la tecnologia piuttosto che la visione sistemica della ricerca di, di impresa. Quindi se trovate diverse tipologie che possono essere omologhe in diverse categorie è perché siete in, in quel luogo e in quel luogo c'è una particolare attenzione a quella categoria tematica. 14 categorie, 14 categorie che sono diventate la nostra bussola che ci, ci aiuta in termini tassonomici anche nelle rappresentazioni internazionali. Perché entrare nella selezione dell'ADI Design Index significa entrare nella storia, se uh, poi avrete l'onore di vincere un compasso d'oro o una menzione uh, d'onore, ma già essere selezionati nell'ADI Design Index significa in qualche modo un po' come competere alle Olimpiadi, questa è una metafora che uso, che uso spesso. Non tutti vinceranno la medaglia d'oro, però poter raccontare di essere stato uno sportivo che ha eh, gareggiato all'interno degli Olimpiadi è comunque un grandissimo privilegio e questo è il grande senso del, dell'index. Passiamo alla, alla slide successiva dove c'è la rappresentazione invece territoriale. Allora, come si diceva, anch'io ho le vocali molto aperte, non posso che essere lombarda. Quindi la Lombardia eh, ancora ha ancora i valori più significativi, il nord vedete che rappresenta oltre la metà della, delle selezioni, insieme però con altre regioni virtuose che per tradizione si identificano e candidano all'interno della D Design Index, vedete il, il Veneto, l'Emilia Romagna, però mi preme sottolineare un altro aspetto, se andiamo a guardare al sud... La Puglia, per esempio, Puglia e Basilicata, sta performando con valori decisamente significativi. E questo è eh, un, di nuovo un privilegio perché eh, l'ADI rappresenta da qualche anno e insiste sul design che si espleta in 1300 km di, di design. Quindi non solo in Lombardia, non solo a Milano, naturalmente Milano è la porta d'ingresso. Per cui di, di fatto ed è il, il biglietto da visita per l'intero uh, mondo. Però è importante riconoscere l'eccellenza che viene fatta in termini qualitativi e quantitativi nelle altre regioni. A me è anche l'onore dei ringraziamenti. Allora Adi è un, un sistema articolato, cioè Adi come associazione che è sicuramente è quella più longeva, la prima che è stata costituita nel 1956. C'è una fondazione che si occupa della collezione storica del Compasso d'oro. A proposito della collezione mi preme sottolineare che la collezione storica rappresenta un patrimonio per il nostro Paese, ma questo non per lo, lo diciamo noi perché nella, nel 2004 è stata riconosciuta dal Ministero della Cultura. Quindi ogni elemento che è parte della collezione storica è come una statua di Michelangelo, è come un, un palazzo che va assolutamente protetto. Quindi questo stiamo facendo questa sera. Stiamo compiendo un passo verso il, il compasso d'oro, verso la storia che non ha una valenza solo nostalgica, ha una valenza assolutamente importante per generare un futuro sempre, sempre migliore. All'interno di, di Adi, quindi abbiamo, eh, così siamo riusciti ad aprire il, il museo, lo vedete dal colophon che campeggia sul, sul, sul primo appendimento. Ci sono molte persone, c'è cioè una macchina organizzativa che è diventata molto complessa, che gestisce il museo, che si interseca con le selezioni dell'Adi Design Index, si eh, diceva prima con, con Luciano, con i giornalisti è importante che la mostra sia nella navata centrale perché rappresenta un momento molto import importante ed è importante che la mostra dell'index possa dialogare con la dimensione storica in ottica di ricerca. Per cui grazie Alessandro Colombo e Paola Garbuglio assistiti da uh, Alessia Lusverti ed Erika Sterzi per il progetto allestitivo, un applauso per voi. Allestimento Merlo che è diventato un partner che riesce a risolvere perché organizzare questa mostra è decisamente complicato. Eh, lo studio di Alessandro Colombo ha vinto un, un bando, questa è un'altra cifra che ci caratterizza, non, non viene assegnato uno studio di progettazione ma nella, eh, nella dimensione associativa eh, facciamo un bando per cui lo, lo studio ha vinto un bando ma vince il bando e propone una soluzione senza sapere... Uh, I selezionati, perché ovviamente le selezioni sono ancora in, in corso. Quindi gestire questa macchina è decisamente complesso. Quindi, grazie, Merlo, per la flessibilità anche nella gestione operativa. Progetto grafico: esattamente come l'allestimento, qui ci sono due ragazze uh, giovani, Giulia Peretti e Silvia Recalcati dello studio Paffi. Anche loro hanno vinto un bando specifico per la grafica del catalogo e hanno in qualche modo proposto questa soluzione, che sembra un po' un cielo stellato. In realtà è un modo assolutamente chiaro per gestire l'organizzazione tassonomica dei prodotti. Lo vedrete nel catalogo: di fatto i settori indicano le categorie tematiche, gli anelli indicano le uh, delegazioni territoriali. Quindi quei punti che vedete in quella sorta di costellazione in realtà sono la rappresentazione grafica della manifestazione dell'index. Infine, impaginazione di uh, Viola Grossi, ma mi preme anche dicevo, una macchina complessa. Uh, però mi preme ringraziare dei nomi che sicuramente uh, avete sentito, con cui vi siete interfacciati, che sono Giovanna Bassino, responsabile del coordinamento Index e Compasso d'oro, uh, insieme con Ilaria Sacco e Valentina Verdecchi, a cui va il nostro grande applauso perché è davvero... Ma tutto questo non sarebbe possibile se non ci fosse una, una commissione. Quindi una volta erano i cinque Golden Boys, poi siamo riusciti a inserire esatto le, le donne. Quindi, rappresentazione delle due anime, Laura Traldi e Francesco Zurlo che ci raccontano insomma come è andata questa selezione. Grazie. Grazie Antonella. Grazie, inizio io, Ladies First. Eh, buonasera a tutti. Si sente? Buonasera a tutti a nome di tutto il comitato scientifico. Appunto sono qui per presentarvi insieme a Francesco eh, la selezione che trovate nel catalogo dell'Index 2023 e nella mostra che vedete alle mie spalle. Innanzitutto volevo citare gli altri membri del comitato scientifico, oltre a me e Francesco Zurlo, ci sono Ambrogio Rossari che è qui in sala, che ringrazio, eccolo. Eh, Riccardo Balbo e Domenico Sturabotti che non sono qui con noi in questo momento ma che hanno lavorato per tutto l'anno insieme a noi. Questa è la seconda edizione per noi come Comitato Scientifico. Eh, abbiamo ovviamente lavorato su una metodologia che avevamo già rodato, quindi le cose sono andate direi abbastanza via molto lisce quest'anno. Abbiamo avuto ovviamente il supporto di commissioni tematiche e commissioni territoriali anch'esse rodate e eh, che spesso eh, in alcuni casi sono riuscite a creare una selezione assolutamente diciamo per noi molto facile poi da eh, ulteriormente selezionare. Perché come sapete noi, a noi del Comitato Scientifico va l'ultima parola per quello che riguarda la selezione dell'INDEX. Però il lavoro proprio, e qui voglio ringraziare pubblicamente le commissioni eh, territoriali e tematiche, il loro lavoro è assolutamente fondamentale per aiutarci a fare una selezione del, di tutto ciò che è pensato bene, progettato bene e anche fatto bene che poi è l'index. Allora l'index come sempre fotografa eh, lo status quo del, di quello che è il design in Italia. Quindi eh, quello che voi vedete alle mie spalle e nel catalogo è eh, una rappresentazione di quello che offre l'industria del progetto al momento. In questo caso volevo partire per raccontarvela proprio dal settore arredo. Quando voi guarderete il catalogo e anche gli oggetti qui, magari vi potrà sembrare che quello che abbiamo selezionato non ha un potere così rivoluzionario a livello formale. E questa è veramente una fotografia del mondo dell'arredo di oggi, un mondo assolutamente maturo che ha portato grandissime rivoluzioni nel mondo dell'universo del design in passato, ma che oggi si muove soprattutto per piccoli avanzamenti. Quindi non rivoluzioni tipologiche, anche se c'è sempre uno sforzo verso questa direzione, ma piccoli ammiglioramenti che noi abbiamo cercato di eh, sottolineare e eh, come dire, portare alla vostra attenzione soprattutto basandoci su dei dati che ci venivano forniti dalle aziende. Per esempio, grandissima attenzione è fornita eh, sempre di più da chi partecipa all'index sul tema della, della sostenibilità e come comitato scientifico e anche le commissioni ci siamo focalizzati proprio a far sì che i progetti che ci venivano presentati potessero giustificare in qualche modo il loro impatto eh, o meno ambientale fornendoci dei dati. Questo è fondamentale se ci pensate perché eh, sempre più si parla di greenwashing. Il greenwashing non è soltanto eh, un'azienda che mente per quanto riguarda il suo impatto ambientale, ma anche un'azienda che non è in grado di fornire dei dati eh, verificabili da chi li osserva per giudicare l'impatto meno ambientale dell'oggetto. Quindi tutto quello che voi vedete selezionato è stato accuratamente eh, valutato anche dal punto di vista della, del suo impatto ambientale, dalle commissioni prima di tutto, ma anche da noi. Eh, per quanto riguarda gli oggetti, vedete che abbiamo selezionato alcuni oggetti che eh, magari all'apparenza all, all sembrano tradizionali ma rivoluzionano magari il sistema progettuale, il sistema di produzione che gli sta dietro. Mi piace in questo senso citare la Oto Cher di Alessandro Stabile e di Martinelli Venezia, che è una sede in plastica monomaterica, fatta con materiale riciclato, che di fatto eh, propone una, una, come dire, una, un business circolare intorno, nato intorno a un progetto. Ci sono poi eh, sedute che possono essere disassemblate al 90%, eh, come una seduta di Cassina progettata da Michael Anastasiades. L'abbiamo selezionata perché proprio davano il, il segnale concreto con, con la numerica di quanto eh, l'attenzione alla sostenibilità era stata portata avanti da parte dell'azienda. Eh, dicevamo la sostenibilità al, al centro dell'attenzione di quasi tutte le aziende, mentre dal da punto di vista dell'innovazione dell anche tipologica le, i risultati più diciamo, eclatanti ci vengono soprattutto dal mondo del lavoro. Abbiamo visto Antonella ci faceva vedere i risultati, ci sono sempre più aziende. Che partecipano parte della, diciamo, nella categoria del design per il lavoro e qui abbiamo avuto effettivamente dei progetti molto rivoluzionari per quanto riguarda l'automazione, quindi un grosso ruolo della tecnologia, ma soprattutto verso l'inclusione e, soprattutto, verso anche la sicurezza nel mondo del lavoro. Abbiamo voluto premiarli. Abbiamo voluto anche premiare a volte progetti che venivano da territori dove il design non è magari così presente come è in Lombardia o nel nord Italia. Quindi ci sono progetti che sono qui proprio perché vengono a rappresentare dei territori dove, noi, dove l'ADI vorrebbe che il design fosse più presente e anche come motore diciamo, dell'industria e della società. E troverete anche progetti in cui abbiamo premiato invece la capacità di mettere in evidenza una, un saper fare artigianale molto eh, tipico di quel territorio proprio perché volevamo anche in questo caso sottolineare il valore del progetto nel eh, portare avanti una cultura proprio del genus loci. In ultimo una piccola considerazione sui personaggi chiave di questo index. E qui è una nota forse un pochettino dolente, nel senso che eh, i personaggi sono un pochettino i soliti noti. Ci sono le, le aziende, le grandi aziende del design, ci sono i grandi designer, i grandi studi internazionali. E questo un pochettino, ci sono, ci sono delle new entry ovviamente, ci sono dei, dei personaggi, dei designer giovani, delle aziende giovani però il grosso modo eh, è, è questa la fotografia ed è una fotografia del nostro, dello status quo dell'industria soprattutto nel mondo dell'arredo dove ovviamente come dicevo prima l'innovazione a volte è piccola, non si vede per cui le aziende magari anche per uh, un po' per una... Ricerca di una comfort zone, vanno a indirizzarsi a dei nomi del design riconosciuti anche a livello internazionale, forse perché questa scelta risulta anche poi magari un pochettino più semplice, lato consumer. Eh, ecco, questa è ovviamente una scelta assolutamente lecita, eh, però noi crediamo che per andare avanti eh, sia necessario magari cercare di allargare. La conoscenza di quello che è l'index è un premio di design come ADI che non si indirizza soltanto alle aziende dell'arredo né soltanto alle aziende del Nord Italia, ma che è un premio che si, si rivolge a tutti quelli che fanno progetto in senso allargato. Quindi pensiamo che questo sia il futuro e ovviamente la direzione anche che con, con tutto il Comitato Scientifico ci proponiamo di tenere per il prossimo index. Inizierei chiedendo quanto tempo ho, perché ci sono qualche altra notizia da dare su questo lavoro che abbiamo fatto quest'anno, e mi aggancio a quello che diceva Laura sul fatto che eh, ci sono eh, ambiti del progetto eh, su cui abbiamo visto più sperimentazione, probabilmente più interesse. Ad e probabilmente questi ambiti e questi, questi progetti possono essere eh, raccordati da parole chiave. Una di queste, ad esempio, è inclusività. Noi abbiamo visto diversi progetti che si occupano di inclusività. Eh, magari ne cito qualcuno: non, eh, sperando che appunto gli altri che, che sono presenti qui dentro non ne abbiano a male, ma insomma sono dei progetti particolarmente significativi. Mi viene in mente, ad esempio, i lavori che hanno fatto questo, questi signori di un collettivo torinese che si chiama Hackability, no? eh, dove pensano alla disabilità, pensano alle persone meno abili in, in, in cucina e mh, realizzano attraverso il loro uh, Fab Lab un, un oggetto, un utensile per i lavori in cucina, oppure sempre gli stessi che hanno fatto... Un sistema di gestione alberghiero per persone ipovedenti, cioè persone che arrivano in uno spazio che non hanno mai visitato e hanno delle informazioni da parte di questo strumento per capire dove si trovano, come si possono muovere, come possono fruire di una determinata stanza. Isinova, Isinova l'abbiamo conosciuto perché era, se ve lo ricordate, erano quei signori che avevano realizzato questa maschera che serviva per persone affette da Covid grave, acherando avevano preso le maschere da sub della, della Decathlon cioè avevano hackerato una valvola avevano messa dentro sono ritornati quest'anno e li abbiamo selezionati con un progetto interessantissimo che è un progetto eh, di protesi realizzata con strumenti di fabbricazione digitale anche in questo caso che costa 10 volte meno di una protesi tradizionale, questo pensando evidentemente all'emergenza che, eh, che è evidente sotto gli occhi di tutti dall'Ucraina al Medio Oriente e sono tutti prodotti che in qualche modo si confrontano con queste tecnologie 3D. Poi ci sono progetti ancora sull'inclusione interessanti, c'è ad esempio io una cintura salvanziani, l'ho chiamata, perché è una specie di airbag per cui se stai cadendo eh, in qualche modo riesci a evitare delle fratture di femore che tipicamente caratterizzano molti dei nostri cari anziani, senior citizen, no? anche per promuovere walkability, no? camminabilità all'interno della città. Uh, un lavoro fatto interessante dall'Università di Firenze sui uh, uh, malati di Parkinson per poter progettare uh, gli spazi domestici oppure un borgo intergenerazionale interessante realizzato qui a Greco da Bicittà che mette insieme anziani e, e giovani questo è molto interessante inclusività può essere collegato anche a un altro concetto che sta emergendo sempre con forza a livello internazionale che è quello della decolonizzazione del design, e faccio riferimento ad alcuni progetti che ci fanno riflettere sul tema dei migranti, c'è un progetto molto bello che si chiama Corridoi dove tu fai esperienza del percorso del migrante, c'è un progetto molto bello che è stato uh, presentato all'interno di un programma europeo che si chiama Erasmus, e che ha a che fare con questa, questo quartiere di migranti italiani, siamo stati noi i primi migranti in questo, in questo contesto europeo internazionale a Lussemburgo e racconta le micro storie di questi signori, quindi una cosa veramente molto, molto di impatto, molto interessante. Stiamo parlando di progettazione per il sociale, stiamo parlando di innovazione legata a servizi, capite che sono oggetti di progetto relativamente recenti ma che stanno appunto portando tanta sperimentazione. Mi viene in mente sempre sul tema della decolonizzazione, eh, questa è una, eh, a, come dire, una posizione di parte, essendo io Politecnico di Milano, un progetto della Scuola del Design eh, che è stato sviluppato con la Fondazione Moleskin sul eh, tema del, dell'Africa Design Futures, la possibilità di poter scoprire linguaggi diversi e quant'altro. Il tema della sostenibilità, che può essere letto da diversi punti di vista in questi diversi oggetti di progetto, è stato affrontato in modo molto interessante. Chi si occupa di progettazione di materiali, ad esempio io scopro una parola che non conoscevo, foodology, la possibilità di poter realizzare dei materiali dagli scarti del cibo, e ce ne sono tanti, il 30% del cibo che... Eh, compriamo e viene scartato e potrebbe invece diventare qualcos'altro. Oppure eh, la possibilità di poter eh, vivere in quasi una forma simbiotica con altri settori produttivi. Mi viene in mente il settore del camper eh, molto mh, eh, forte, specialmente in Toscana. La possibilità di poter recuperare gli scarti per poter fare qualcosa di diverso. Quindi siamo Uh, un, un esempio straordinario di economia circolare. Oppure i servizi e le app legate al tema della sostenibilità. Giusto per farvi qualche esempio, uh, ACEA, che è la municipalizzata di Roma, chiama um, uh, designer di servizi per realizzare un sistema di monitoraggio del, dello spreco dell'acqua, per fare. Uh, Um, un'analisi un predittiva, no? vedo che si sta rompendo qualcosa e intervenire in modo immediato, veloce, con delle app, mo con, con delle app molto efficaci da un punto di vista dell'usabilità. O ancora, una cosa interessante, si dice spesso che noi produciamo una grande quantità di eh, anidride carbonica, CO2, eh, e ci dicono che produ ne produciamo chili, se non tonnellate. Però nessuno poi riesce a quantificare questa cosa. C'è un progetto che ha fatto Nexi, molto interessante, per cui ogni volta che andiamo ad usare una carta di credito subito ci ritorna indietro quanti chili di CO2 hai immesso nell'atmosfera. Quindi anche educazione alla sostenibilità, eh, educazione alla sostenibilità ma anche esperienza alla sostenibilità. Freedom, freedom, che è un progetto anche questo di grande interesse, è legato alla possibilità di poter adottare un albero quando state mettendo troppa CO2. Ma al contempo vedere quando questo albero cresce, quindi seguire l'esperienza di vita di questo albero stesso. E, e poi l'educazione alla sostenibilità, come potrebbe essere quella dei bambini, con Pianeta 30 che è stato sviluppato dal Museo dei Bambini dal MUBA. Un'altra parola chiave che mi ha colpito molto perché è abbastanza ricorrente e non è una cosa usuale per il design è engagement, coinvolgimento, la possibilità di usare il design per poter coinvolgere le persone all'interno delle organizzazioni, far sì che partecipino tutte di uno scopo condiviso, no? è un purpose come dicono gli americani. E beh, questi, questi, ci sono diversi progetti che lavorano su questo tema, ad esempio... Nicoletta Crisponi per Life Guide Way eh, realizza una specie di gioco per educare alla sostenibilità, anche in questo caso, ma fare anche coinvolgimento, educazione su questi aspetti. Eh, ci sono delle donne di servizio, le chiamo io, cioè persone che si occupano di progettazione di servizio, non è una mia definizione. È una, è una ragazza che si è occupata di design dei servizi. che Tempo fa aveva messo su questo blog che si occupano di lavorare con uh, le risorse umane, no? confrontarsi con le risorse umane. Penso ad esempio ad Amplum, eh, al lavoro che è stato fatto con uh, una società che si chiama IFM, dove mettono a punto un sistema di valutazione dei, dei candidati prima, prima di assumerli per capire quali sono le soft skills di questi candidati e come si possono sviluppare. Oppure, Oblo, per Medici Senza Frontiere, oppure il lavoro fatto da uh, De Bartolomeis per Loccioni, oppure Talent Garden con questo Digital Experience, tutte pensate iniziative, pensate progetti, pensate per fare coinvolgimento delle persone. Concludo occupandomi evidentemente di formazione con un passaggio sulla targa giovani, ma anche sul tema educazione, educazione come oggetto di progetto, no? quindi un nuovo oggetto di progetto evidentemente. Abbiamo premiato un progetto di Indire, Indire è la società del Ministero dell'Istruzione, lo chiamo così, non si chiama più così, ma quello lì, che si occupa di innovazione nella didattica, che ha fatto questo progetto dove propone degli strumenti di co-design che possono essere gestiti in modo blended, digital, fra il fisico e il digitale. Oppure mi viene in mente un altro progetto che ha avuto un notevole rilievo eh, nazionale, che è Upskill 4.0, la possibilità di poter applicare il design thinking come modello di formazione per la formazione tecnica in particolare, come modello di, di approccio ai problemi per la formazione tecnica. Cuno eh, Prey, che vedo seduto qui in fondo col suo Designing Designers, eh, ho molto apprezzato questo testo di Cuno perché è una specie di chiamata alle armi per ribadire l'importanza della pratica del design nella formazione, quella universitaria in particolare, perché eh, spesso si, si pensa che ci sia, eh, il design sia una disciplina scientifica, no, è una, è una, pratica, è una pratica. Certo sì, ci si può riflettere anche in termini scientifici, ma di fatto è una pratica. Le 19 ehm, selezioni di targa giovani confermano sostanzialmente questi diversi... Ehm, eh, punti di vista, queste ehm, eh, diverse parole chiavi, eh, quello, quello che vedo è che i prodotti sono più sperimentali, meno associati ad ambiti tradizionali del design ehm, e c'è molta imprenditorialità. Ehm, e io direi anche che c'è una, una certa speranza progettuale, non so se mi consentite questo riferimento, che viene proprio da queste giovani generazioni, diciamo in tempi che non promettono nulla di buono, quindi valorizziamo appunto questo, questo loro pensiero progettuale. Grazie. Grazie. Grazie al Comitato Scientifico Finale. Uh, credo che sia importante fare un annuncio tra le tante novità. Anche noi facciamo parte del processo di uh, riformatore del progetto. Francesco Zurlo e Laura Trada hanno citato la targa Giovani. Ecco, eh, la targa Giovani fino a qualche anno fa era un percorso separato dal Compasso d'oro. Un primo passaggio è stato quello di portare questo percorso all'interno del Compasso d'oro. Non c'è più un catalogo separato o una commissione separata, ma è la stessa commissione del Compasso d'oro. Il futuro, non nella, nella prossima edizione, quindi quella del 2026, vedrà un Compasso d'oro Giovani. Quindi esattamente equiparato a quello che è il lavoro, perché siamo, contiamo che sia la nostra speranza per, per il futuro. Adesso c'è un, un tema importante: un'altra novità che dopo. Tanti anni dopo 30 anni. In realtà c'è prima un'altra cosa. Abbiamo un'altra cosa, mi sono perso la scaletta. <ride> esatto, sì, prima facciamo le scalette e poi Luciano improvvisa. Allora, si chiude in qualche modo un, un ciclo col comitato scientifico e uh, si diceva: questo index, grazie a, uh, alle parole del comitato scientifico, abbiamo visto che è talmente uh, pregna la, la mostra per cui merita probabilmente anche più, più visite. Quindi la sottolineatura che voglio fare, soffermatevi sui diversi progetti perché a un primo sguardo, come ci hanno raccontato, potrebbero essere anche sottovalutate. Si chiude un ciclo con la mostra, in realtà la mostra poi andrà a Roma, quindi si inaugurerà lì il 27. Si apre un nuovo, un nuovo ciclo. Nuovo ciclo, nuovo comitato scientifico. Com'è nostra tradizione, in, in parte alcuni membri proseguono, quindi avete visto Francesco Zurro, Laura Traldi, scusate, Francesco Zurlo prosegue anche Domenico Sturabotti. Ci sono delle uh, sostituzioni che sono fisiologiche. Prima un, un giornalista ci, ci chiedeva come fate a gestire le, le pressioni, perché potete immaginare che vincere un compasso d'oro, quelli bravi gli economisti dicono che le imprese, quindi non il singolo prodotto, le imprese che vincono un compasso d'oro fanno più 30%, quindi ci sono dei valori economici importanti, le pressioni eh, ci sono, ma sono gestite attraverso la pluralità. Quindi l'osservatorio che eh, trova nella sua massima eh, espressione apicale il Comitato Scientifico di Coordinamento dei Cinque è costituita da 150 professionisti di formazione eterogenea che sono portatori di conoscenze, di interessi anche contrastanti. Quindi le pressioni e i diversi punti di vista in realtà si gestiscono così, nella pluralità del percorso, nella pluralità della, del processo. Quindi due nuovi eh, così commissari, chiamiamoli così, di altissima caratura. Makio Asuike. Asuike è un giapponese naturalizzato che noi stiamo coinvolgendo in tantissime avventure e lui è ancora tantissimo appassionato, adesso è in, in Giappone quindi è un personaggio carismatico e eh, Laura Badalucco che eh, rappresenta essenzialmente la cultura della, del nord-est, no? un'altra universitaria. Quindi, come vedete, il, la composizione rimane eterogenea a tutela del, del percorso dell'index. Dell Adesso vai, è il tuo momento. No, è il tuo momento, figurati. No, il, il tema è che abbiamo una novità. Dopo tanti anni, dopo più di 30 anni, eh, index che conosciamo tutti con un logo eh, importante disegnato da Bob Norda, che raccontava come una classificazione eh, bibliotecaria del, eh, delle varie discipline va in pensione. Va in pensione perché, eh, per una serie di motivi. Primo perché è giusto sempre riflettere eh, sulle immagini che ci rappresentano e cercare di proporre sistematicamente nuovi, nuovi modelli più adeguati, più adeguati anche al modo di comunicare. Uh, il logo di, di Bob Norda è stato fatto in un momento in cui non c'erano i social, in cui non c'era la comunicazione digitale e quindi ci siamo trovati di fronte a un bivio, o violentare questo logo uh, e quindi intervenire pesantemente uh, sulla sua struttura, oppure rispettarlo per quello che era la fotografia del suo tempo e affrontare un nuovo percorso. E quindi qui abbiamo deciso di fare un concorso nazionale a cui hanno partecipato moltissimi eh, studi grafici e abbiamo eh, tirato fuori una nuova identità che ci accompagnerà per i prossimi due anni. È una, un modello organizzativo eh, che racconta l'index soprattutto per quello che viene percepito sempre di più, la selezione per il compasso d'oro. Quindi non un percorso a sé stante, ma stiamo cercando di raccontare e di rendere sempre più comprensibile questa cosa con un logotipo che in una qualche maniera ci accompagna nella, nella lettura del, uh, di, di questa selezione. Io quindi io direi: inviterei il progettista che ha vinto il concorso, Paolo Pampaloni, uh, nostro socio. Uh, Io sono quella degli applausi, applausi. Applausi. Io adesso vado e me ne sto zitto. Bene, il video ha un po' spoilerato quello che devo dire io, come, come dicono i giovani. Sostanzialmente, abbiamo impostato il nostro progetto pensando alla sezione aurea, quindi al, diciamo, alla rappresentazione massima di armonia e bellezza che poi eh, ci faceva eh, riferire a alle opere, ai fatti di design che poi vedremo nella, nella selezione. Eh, era importante per noi richiamarci ad un elemento fortemente sintetico e eh, chiaro a, a tutti, perché eh, i prodotti, i vostri prodotti, i prodotti eh, degli imprenditori italiani poi... Eh, sono eh, sinonimo di qualità di equilibrio eh, di stile italiano e questa diciamo è stata la matrice creativa che ha animato tutto il logo poi abbiamo pensato alla seconda slide, ecco. abbiamo pensato al gioco al gioco creativo eh, come ha detto Giustamente il Presidente, dovevamo in qualche modo includere anche le dinamiche dei social e quindi giocare con questo logo, come avete visto nell'animazione del video, ci doveva aiutare a cavalcare correttamente, a veicolare eh, il logo attraverso i social. Poi però c'è un percorso più sostanziale, più, più rigoroso, che è stato eh, poi concertato più attentamente con... Eh, con il presidente e i suoi collaboratori. Cioè noi dovevamo togliere un fraintendimento eh, che poteva esserci, c'era stato e rischiava di diventare eh, un problema per l'Index, cioè far pensare che l'Index stesso fosse un premio. Invece, l'Index è, è un percorso, è una selezione, è un cammino. E noi volevamo rappresentare con pochi gesti, con pochi segni, un percorso lungo. Pensate due anni di, di analisi di, eh, di, di, di prodotti. Volevamo fare in modo che ci fosse un riferimento chiaro al compasso, quindi ricitando il giallo dell'oro, per quanto possa essere rappresentato l'oro attraverso un colore, e poi mettere appunto l'elemento chiarificatore, cioè che questa è un logo che accompagna i prodotti selezionati. I vostri prodotti, i vostri progetti. Per un periodo è una eh, come si diceva prima, un grande privilegio essere selezionati e, e quindi applicare questo logo ai vostri prodotti selezionati, però il premio dei premi è, è il compasso. Volevamo racchiudere tutto questo con pochi segni. Eh, Spero che ci siamo riusciti. Non avrei dovuto parlare io perché i loghi in effetti li dovete guardare, li dobbiamo guardare e devono comunicare correttamente il, e a sé stanti e autonomamente il loro senso. Però era doveroso un piccolo percorso progettuale. Grazie. Allora, il cambio del, del logo sarà qualcosa che farà parlare, per cui scatenatevi, nel senso che è un po' come cambiare de, delle, degli aspetti che sono molto, molto intimi, quindi è il, è il bello e il brutto. Spero che apprezzerete il, il coraggio di questa di quest operazione. Tutti riceverete comunque delle indicazioni, tutti selezionati in merito a come potete utilizzare questo, questo segno. Quindi aiutateci tutti a essere coordinati nel veicolare questo, questo nuovo segno perché è chiaro che nell'immediato può generare confusione rispetto al, al marchio di, di prima. A me la chiusa, andiamo in chiusura, vieni Luciano. Quindi si è chiuso un ciclo, se ne apre un, un altro, quindi eh, diamo il, il via all'apertura delle nuove candidature per il prossimo ciclo del, dell'Adi Design Index 2024, che insieme con l'Adi Design Index 2025 permetterà di arrivare al compasso d'oro del 2026. Come vedete abbiamo lo sguardo lungo, ci aspetta la celebrazione di un, di un settantesimo, ma la macchina organizzativa con oggi inizia a lavorare sul prossimo index. Grazie a tutti. Grazie Antonella. Io però prima di aprire. Fuori scaletta. Fuori scaletta allora. ovviamente. Prima di aprire la io vorrei chiedere a Umberto Cabini di raggiungerci sul palco, a Barbara e Annibale che. Uh, non è piaggeria, vi assicuro, è difficile trovare delle istituzioni che stanno dall'inizio alla fine eh, in, una, in una celebrazione di questo tipo, normalmente vengono, portano il loro saluto, la loro testimonianza e poi ci abbandonano. Non è facile, siamo fortunati, è una testimonianza che davvero le istituzioni ci seguono, ci supportano, quindi grazie, ma soprattutto grazie a voi, grazie a chi partecipa, all'intero sistema, a un'associazione vitale, che dopo 70 anni di storia ha ancora voglia di riformare il proprio progetto. Quindi il vero applauso è per voi. Grazie, grazie ancora di tutti. Sono loro i protagonisti. Grazie davvero, arrivederci.